Buonasera. E adesso che cos'altro preparo per voi? In questo caso non è la mia cena, ma sto preparando un piatto per il mio papino, che purtroppo non sta bene e sta a letto, si è rotto il femore. E quindi prepareremo una bella minestra, un piatto tipico della cucina romana di queste zone. È pasta e broccoli con arzilla. Eccolo qua. Qui abbiamo una bella cimetta di broccolo romanesco, vedete quanto è bella? E qua abbiamo 500 g di arzilla, è già pulita e tagliata, ve la potete prenderla in pescheria già così, era bella grande. Dei pomodorini, aglio, cipolla, peperoncino e il filettino di acciuga. Buonasera a tutti. Abbiamo già messo a bollire del brodo vegetale con sedano, carota e cipolla e poco sale, pochissimo sale. Quindi andiamo a mettere in cottura la nostra arzilla. Non ha bisogno di molta cottura, eh? Allora, l'arzilla sarebbe la razza, quel pesce grande che conosciamo, quella che dà la scossa. Ciao Giovanni, ciao Rosanna. Aspetta che metto gli occhiali. Grazie, a me è un piacere vedere che sei sempre con me. Ti ringrazio. Quindi abbiamo messo in cottura l'arzilla. Nel frattempo puliamo il nostro broccolo. Poi, quando l'arzilla sarà cotta, ciao Tony, ciao Salvatore, tireremo sull'arzilla. E non è che proprio la sfiniamo, perché non ha proprio delle vere e proprie vischie, però togliamo quelle parti un pochino più cartilaginose, un pochino più dure. Ciao Michael! E come vi dicevo, l'argilla è un pesce ricco di collagene che fa tanto bene, ha tanti motivi, non solo alla pelle, fa bene anche alle nostre ossa, alle nostre cartilagini, è una parte importante del nostro corpo. Bene, quindi mettete questa cuoce. Tagliamo il broccolo che andremo a cuocere in questo brodo qui. Quindi, ecco il nostro broccolo, che abbiamo già pulito, e andiamo a fare in questo modo. Prendiamo le nostre rosette, eccole qua. Queste sono le rosette del broccolo, guardate come sono belle. Qui, chiaramente questa parte più tenera la lasciamo, togliamo quello che si chiama roma, il torso del broccolo, questo è quello che si dice, è un torso del broccolo. Questa è la stagione ottima per fare questo piatto. I broccoli sono di stagione, troviamo anche l'arzilla, ecco qua. Controlliamo la cottura, eccola qua, è già quasi pronta, eh? No, ancora poco. Nel frattempo possiamo preparare il nostro soffrittino. Quindi abbiamo preso un'altra pentola, accendiamo fuoco, mettiamo l'olio, vediamo un po', ecco, qua, mettiamo l'olio, qui, sente già il profumo di cotto, abbiamo messo l'olio, poco poco peperoncino, appena appena. Mettiamo l'aglio, la nostra arzilla è già quasi pronta, ecco fatto, mettiamo l'aglio, ci dà l'aglio, con il pesce, l'aglio è tutto suo.
mettiamo anche un po' di cipolla. Terminiamo con il soffritto. Vediamo se riusciamo a prendere, spostiamoci qua, così prendiamo il tutto. Ecco, così siamo presenti tutti quanti. Un pizzico di cipolla. L'aglio lo abbiamo messo, peperoncino anche. La cipolla è pronta e la possiamo mettere in pentola. Ecco qui. Bene. Cucchiarella per girare e lasciamo andare, facciamo soffriggere. Adesso mi metto gli occhiali così vediamo un attimino. Ok. Grazie Salvatore, ciao Michael. Quindi, dopo gli occhiali mentre cucino non li posso portare, si appannano. Ecco qua. Stiamo soffriggendo, lasciamo andare, poi sfumeremo con del vino, mettiamo il nostro filettino di acciuga, che con i broccoli è buonissimo, poi avremo anche altri piatti dove faremo il broccolo ripassato con l'acciughina, l'aglio e il peperoncino. Ecco qua, il soffritto va, la nostra barzilla dovrebbe essere pronta, eccola, infatti è pronta, la possiamo sfumare. La mettiamo qua, facciamola freddare un pochino. E in questo brodo, ciao Bob, andremo a cuocere i nostri broccoli. Ecco qua, i nostri bei broccoli. E facciamo andare, intanto questo tutto va. Ecco qui, prepariamo i nostri pomodorini, andiamo qua e prepariamo i nostri pomodorini. Io, come vedete, preferisco sempre di utilizzare il pomodoro fresco, che siano datterini, ciliegini o ramati, non ha importanza, dà un sapore diverso al vostro piatto. Come abbiamo visto, non ci vuole molto, sono stati molto veloci, grazie a quello di dei grandi tempi di cottura. Così facciamo prima, non devono cuocere molto neanche i broccoli. Facciamo andare anche il vino. Ecco qua. Il nostro soffritto continua ad andare. Mi dispiace che non so l'inglese, quindi non riesco a rispondervi. Questo me ne dispiaccio molto. Prima o poi dovrò imparare. Quando avrò un'altra vita, quando avrò più tempo. Ecco qua. Bene.
siamo pronti anche del pomodorino, la sottofettina è pronta, un altro uno. Eccoci. Bene. Un po' qui. Eccoli qui. Stiamo facendo. Mettiamo qualcosa direttamente qua. Un po' più piccolini. Mettiamo il nostro pomodoro. Ciao Laija. Ecco. E mettiamo anche l'argilla. Eccola qui. Un po', però ecco, vedete come la carne si toglie? Ecco la nostra zilla. La prima scotta, purtroppo se avete modo e maniera di farlo prima ve lo consiglio, perché è scotta. Vediamo la visca. Come vi dicevo, non ci sono le proprie spine come nel pesce normale, nel pesce siamo abituati a fissare con la spina. Ok. Scotta, scotta, vedete? Riuscite a vedere? Sì. Purtroppo io non ho un operatore che mi riprende, quindi devo fare tutto da sola. Ecco qua, vedete quanta bella carne. Allora, Violetta, aspetta che ti metto gli occhiali, Violetta, un attimo soltanto. Metto gli occhiali e ti rispondo. Non mi scappare. Allora, Violetta, grazie, sei gentilissima. Marina, grazie, un saluto, un bacione anche a te. Ciao David, un saluto grande anche a te. Ecco qua, oh, la nostra bella zilla che ci fa tanto tanto bene. Mi raccomando, acquistatela se ne avete l'occasione, perché è saporita, gustosa e salutare. Poi, se non volete mangiarci la pasta, potete fare facilmente una zuppa senza pasta, come mangerò io. Io la mangerò senza la pasta. Il mio papà purtroppo è viziato e ci vuole la pasta, ma faremo più broccoli che pasta. Ecco qua. Perfetto. Ci siamo. Ok. Siamo in dirittura di arrivo. Ecco qui, devo dire bene, mettiamo un pochino di sale, ecco qua, i nostri broccoli di là stanno andando, adesso poi aggiungeremo i nostri broccoli. Oh, sì, possiamo andare. Ecco qua, il
mettiamo i broccoli, i restanti broccoli, li facciamo finire di cuocere e questo brodino qua ci servirà per cuocere la nostra minestra. Piano piano adesso lo aggiungeremo, mettiamo anche i broccoli, ok. Possiamo anche aggiungere appena appena un po' di vino, giusto un goccettino, anche adesso, ecco qua, tanto questo poi sfumerà. Bene, siamo quasi addirittura d'arrivo, eh. Bella, bella corposa, benissimo. Spettacolare. E come vi dicevo, questo è un piatto della tradizione romana. Quindi il piatto una volta era considerato un piatto povero, adesso insomma. Ecco qua, possiamo aggiungere altro brodo, bene. Facciamo finire di cuocere i nostri broccoli, tutti i nostri ingredienti insieme. Ciao Cesare, ciao Giuseppe. Aspetta, allora, certo, sono molto buoni. Sappiamo che sia la zilla che i broccoli fanno benissimo. Sappiamo quanto bene fanno tutti quelli broccoli, broccoletti, cavoli. Sono antitumorali e quindi fanno bene alla nostra salute. Dell'arzilla ne abbiamo già parlato, l'abbiamo detto, è ricca di collagene, quindi anche lei ci fa molto bene. Però i piatti antichi avevano veramente delle ottime, sapevano quello che facevano, oltre al gusto ovviamente. Anche un pochettino di brodo, e andiamo a dargli poi la giusta consistenza che dovremo cuocerci la pasta. Ci siamo quasi, adesso andiamo ad assaggiare come sta di sale. È perfetto, giusta giusta e saporita. Vediamo se i broccoli sono cotti. Questi broccoli sono cotti, perfetti. Grazie Cesare, ciao, grazie Davide. Bene, i nostri broccoli sono pronti, sono cotti, si è cotto subito, sono tenerissimi, perfetto proprio, spettacolare. Bene, ora mettiamo un teramento piccolo e prepariamo la nostra porzione minestra. Quindi prendiamo un po', non la faremo molto brodosa, giusta, prendiamo il brodo. Portiamo a bollore, ok, adesso come bolle, siamo quasi pronti qua, andremo a mettere la nostra pasta fatta in casa. Ma voi potete mettere qualsiasi tipo di pasta, potete gustarla anche così senza pasta, è ottima, fa molto bene.
Quindi ho della pasta fatta in casa, eccola qua, abbiamo della malta aghiata, chiamiamola così, quella tipica per le minestre, e l'andrò a cuocere nella nostra minestra e poi presenteremo il piatto. Quindi ci siamo quasi, basta aspettare il giusto bollore. Poi sappiamo che la pasta d'uovo fatta in casa ha necessità di poca cottura. Poi la lascerò molto al dente perché gliela devo portare. Quindi noi gliela facciamo arrivare scotta. Ecco qua, già bolle. Siamo pronti. Mettiamo un pizzichino di sale in più perché poi si assorbirà la pasta. Benissimo. Eccola qua. Facciamo cuocere la nostra pasta, nulla ci impedisce di... Ciao Angela! Che mi dici? Grazie Angelina, un bacione anche a te. Eccola qua. Siamo quasi pronti. Siamo quasi pronti con la nostra bella minestra, i nostri bei broccoli. Eccola. Poi, chi lo gradisce può anche metterci del pecorino. Ci sta bene con questo tipo di preparazione, con il pesce e il pecorino va benissimo. Anzi, gli dà una nota di carattere in più, ve lo consiglio. Eccola. Pronta. Siamo pronti, pronti. Ciao David. Dimmi Angelina. Grazie Angelina, te ne metto un po' da parte allora, ok? Domani te la porto. Ecco qua. Ci siamo. È pronta. A posto. Possiamo presentare il piatto. Il piatto. A tuo piede. Fatta bella bella corposa, eh? Oh, eccola qui. Po' di broccoli. Eccoci. Eccola qua. La nostra pasta e broccoli con arzilla. È pronta, come avete potuto vedere, non ci è voluto molto, è una preparazione breve. Vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti, ciao!